Buongiorno, buon martedì, ben ritrovati per questa edizione di Mattina 24 live in apertura. Lo scontro tra le ONG e il governo italiano sulla vicenda dei migranti in Sicilia, sul modo in cui finirà, nessuno può saperlo, ma in questo momento il governo italiano sta partendo una pista, quella degli sbarchi selettivi che si cerca di coinvolgere tutta l'Unione Europea, nonostante le condizioni delle persone a bordo siano insostenibili. Il ministro degli esteri italiani ha fatto sapere che la questione immigrazione è da risolvere a livello comunitario. C'è un flusso mediterraneo, ma anche quello balcanico. L'Europa deve sedersi intorno a un tavolo per decidere cosa fare insieme. Intanto, in Calabria e sono sbarcati tutti i migranti da una nave di una organizzazione non governativa battente bandiera tedesca che, a differenza delle altre che si trovano in Sicilia, si è subito rapportata con il governo italiano per fare in modo che i migranti venissero tutti sbarcati, cosa ben diversa da quella che è successa sia per la Humanity 1 che per un'altra nave battente bandiera norvegese. E il governo tedesco, insomma, ha una sorta di battaglia a livello diplomatico con l'Italia per cercare di risolvere la situazione. Proprio in queste ore, poi, il ministro dell'Interno Piantedosi ha detto: stiamo gestendo la situazione con umanità, ma occorre ovviamente fermezza. Vediamo adesso alle notizie di casa nostra. Non si sono spenti gli echi e l'emozione della visita del capo dello Stato Mattarella a Bari in occasione della giornata nazionale delle forze armate che si è svolto lo scorso 4 novembre. Che cosa ne pensano i cittadini baresi di ciò? Per questo ascoltiamo la redazione di Teleregione. Bari per la quinta volta accoglie il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una visita in occasione della giornata delle Forze Armate dell'Unità Nazionale. Super blindati, parte dei quartieri Madonnella e Japigia. Che idea ha di questo Presidente, lei? È superiore, non assolutamente. E per fortuna che c'è lui in questo contesto estremamente difficile, anche con le nuove notizie a cui ci stanno abituando i neoarrivati al governo. Una bravissima persona, ottima. Se dovesse utilizzare un aggettivo per definirlo. Una persona veramente il massimo che possa esprimere come persona. Mattarella, le président de la République, est ici, aujourd'hui. Oui, c'est bien. C'est bien. Si pour vous c'est bien, c'est l'essentiel. Che idea ha di questo presidente? Mi piacerebbe conoscerlo, sinceramente, perché è proprio di bontà, no? Mi dà proprio di padre, di famiglia, come persona, Un po' insomma. quello che servirebbe a noi oggi. Brava, infatti, infatti. Se dovesse utilizzare un aggettivo per definirlo. Buono, buono. Ed ora parliamo della tragedia dell'elicottero che si è verificata vicino a Procena. Il governatore della regione Puglia, Emiliano, ha disposto il lutto regionale per le 7 vittime dell'incidente in occasione di ciascun funerale, appunto, dei deceduti. Il primo lutto sarà oggi a San Severo per i funerali del medico del 118 che lavorava nell'isola di San Domino, per cui appunto nell'incidente. Un messaggio di solidarietà e dolore giunto dal sindaco del comune Miglio. Ricordiamo che ieri poi la partita di Lega Pro tra Poggia ed Avellino si è giocata con il lutto a braccio per la formazione rossonera. Intanto sul fronte delle indagini è stato ampiamente confermato che all'interno dell'elicottero non c'era una scatola nera. Quindi questo rende in qualche modo un po' problematico il percorso tecnico del team di tecnici che è stato messo in campo dall'ente di aviazione, che poi dovrà tenere conto di tutto ciò, di quello che raccoglierà alla Procura della Repubblica di Poggio, che lo ricordiamo, è competente di quanto è avvenuto per quanto concerne questa tragedia.
Adesso andiamo avanti perché dobbiamo parlare anche di violenza sulle donne, perché a Cirignola il comune Ovaldino ha fatto partire una serie di iniziative che dureranno fino alla fine del mese di novembre. Si è cominciati ieri con un'asta di beneficenza in cui sono esposti nella locale biblioteca i lavori dei ragazzi delle scuole cittadine, asta che si chiuderà a fine mese. Successivamente il 25 novembre prossimo, gli istituti scolastici di Cirignola effettueranno un flash mob con l'attività di sensibilizzazione. 24 ore più tardi, incontro al Cinema Teatro E, Roma Cinema Teatro E, con il giornalista Riccardo Iacona sul libro Se questi sono gli uomini. E successivamente uno spettacolo della compagnia Animaletta dal titolo Virginia allo specchio. Per l'assessore locale alle pari opportunità, Olga Speranza, il 25 novembre diventerà una vera e propria esplosione di colori e di iniziative per ribadire convintamente il no a ogni forma di violenza sulle donne. Tutto questo grazie anche all'impegno del centro antiviolenza di Tina Cioppi, da sempre al fianco delle vittime di orrori e di prevaricazione da parte degli uomini. Bene, andiamo avanti, continuiamo con la cultura, continua il viaggio del nostro telegiornale tra i vari premiati del Premio Letterario Nazionale Zingarelli, di cui si è svolta, lo ricorderete, a inizio del mese la 14ª edizione, anzi a fine mese la 14ª edizione, in questa nostra mattinata vi facciamo ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato con il giovane talento 17enne Federico Malvagia, vincitore per la prima volta della sezione jazz del premio. Ecco che cosa ha detto e dichiarato ai nostri microfoni. Sta arrivando Federico, ciao. Salve. Allora, ti fermiamo solo un attimo. Allora, ti chiediamo qual è la tua emozione a 17 anni ricevere questo premio. Grandissima emozione, sono stato spinto dal nonno appunto a partecipare a questo premio. Ovviamente questo pezzo non sarebbe mai venuto senza il mio compagno, il 50% del merito suo, siamo straemozionati e molto onorati, assolutamente. Ti aspettavi di ricevere questo premio? Sinceramente no. Assolutamente no, perché comunque ci abbiamo lavorato parecchio, assolutamente, però sapevamo che c'erano, penso, anche altri concorrenti, comunque bisogna sempre volare a testa bassa e lavorare, e poi i risultati verranno col tempo, per tutti Hai quanti. progetti futuri? Assolutamente, adesso sto finendo il conservatorio classico a Perugia, poi spero un giorno di sorvolare in qualche città europea o anche oltre oceano, magari per studiare il jazz e finire il mio percorso classico come altrettanto il mio compagno qui. Bene, questa dunque l'intervista con Federico e naturalmente nel corso di quella serata poi ha fatto anche la sua esibizione con un brano jazz di forte impatto. Ci ritorneremo perché abbiamo ancora altre due interviste da farvi sentire, speriamo di proporvele questa sera nel corso di Dentro la Notizia. Ed eccoci dunque allo speciale Champions League. Sono stato effettuato ieri a Nyon il sorteggio per quanto riguarda gli ottavi di finale della prestigiosa competizione europea. Il sorteggio è stato benevolo per le italiane. Il Napoli se la vedrà contro la formazione dell'Eintracht di Francoforte, che attualmente milita nel campionato tedesco. Poi Inter che affronterà il Porto ed il Milan che affronterà il Tottenham. Ma poi le altre sfide sono Liverpool-Real Madrid e Bayern-Monaco-Paris-Saint-Germain. Bene, questo per quanto riguarda la condizione legata soprattutto alla Champions League. Vi devo anche ricordare che sono stati anche i sorteggi sia per quanto concerne l'Europa League, i playoff che la Conference League. Allora, per quanto riguarda l'Europa League, vi diciamo che i playoff saranno la Juventus che affronterà i francesi del Nantes e la Roma e gli austriaci del Salisburgo. Per quanto concerne invece i playoff della Conference League, la Lazio affronterà i rumeni del Cluj, mentre la formazione italiana che è in campo in questa competizione, ossia la Fiorentina, affronterà i lusitani del Braga.
Calcio, quattordicesima giornata del campionato di Serie A che parte oggi con tre gare importanti. Innanzitutto la capolista Napoli che riceve al Maradona l'Empoli, forte del successo ottenuto dei Partenopei contro l'Atalanta per 2-1, poi alle 20:45 in contemporanea Spezia Udinese e Cremonese Milan. Quindi vedremo se i rossoneri manterranno la seconda posizione in classifica. Poi tra domani e giovedì il resto del programma che prevede Lecce Atalanta, Sassuolo Roma, Fiorentina Salernitana, Inter Bologna, Torino Sampdoria e poi Verona a Juventus e Lazio Monza. Bene, è tutto per quanto concerne questa edizione di Mattina 24 Live. Vi ricordo che i servizi, le notizie, le edizioni dei telegiornali, il continuo aggiornamento li ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo come sempre questa sera con Dentro la Notizia. A tutti voi, grazie per averci seguito, buona mattinata.